Radio Libertà, subito la linea ad Alessandra Mori. Eccoci, grazie Giulio Cesare della linea, benvenuti ascoltatrici e ascoltatori e oggi 21 giugno, nuova puntata di Pop Economia Rumore, ultima puntata di questa stagione perché poi si va un po' in pausa, ma torneremo più rumorosi che mai in settembre. Ma intanto oggi puntata ricchissima, quindi state con noi. Subito tra un pochino, secondo blocco rumore, abbiamo come ospite Alessandra Ghisleri, la direttrice di Euromedia Research, che ci aiuterà a comprendere cosa sta accadendo nel Movimento 5 Stelle, tra scissioni, espulsioni, rovinosissimi scontri, ma cosa sta accadendo più in generale nella politica italiana. E questo è il titolo con annesso sottotitolo: Elettori delusi dai partiti, terrore per la crisi economica, politica in tilt, leader e partiti. Quanto valgono oggi? Quindi tutto da scoprire e da vedere tra poco. State con noi, 16:30 rumore. E pochi giorni fa, Teatro Olimpico, due grandissimi cantautori, lo avete ascoltato, i nostri registi ci hanno regalato questo spezzone prima della nostra sigla Pop Economia Rumore, De Gregori e Venditti. Hanno cantato in un palpitante concerto Viva l'Italia, l'Italia che lavora. Ma l'Italia oggi è vessata e è anche terrorizzata dal panico dell'inflazione, dalla crisi economica, dall'altra guerra, quella che noi abbiamo esaminato durante tutto l'anno, qui nella prima parte della trasmissione Pop Economia. Lo avete sentito poco fa, Paolo Savona, Consob. Nell'annuale incontro con i mercati finanziari dice uno scudo antinflazione per proteggerci dai risparmi. E non c'è soltanto l'inflazione, ma ci sono poi le conseguenze, cioè le speculazioni. E pensate, il Codacons fa 104 denunce alle procure. Noi cominciamo subito a parlarne con i nostri ospiti e do subito il ben ritrovato all'avvocato Gianluca D'Ascenzo, presidente del Codacons. Ben ritrovato, presidente D'Ascenzo. Grazie a voi, grazie per l'invito. E naturalmente do il benvenuto e il ben ritrovato al nostro preziosissimo professor Gualtieri, l'economista che ci ha accompagnato durante tutta la nostra stagione, analizzando i fatti e le cause dell'economia, l'economia reale e dell'economia che verrà. Ben ritrovato, prof. Gualtieri. Buonasera Alessandra, a te e a tutti gli ascoltatori. Prima però concedetemi un minuto perché voglio far vedere, Giulio Cesare, se tu mi fai la cortesia, di mandarci la nostra homepage beeconomy.it, sito indipendente, al di fuori del mainstream. Oggi preziosissimi spunti su Beeconomy, un bellissimo pezzo che vi consiglio di leggere del nostro amico Buddy Fox, che è stato qui con noi nella precedente puntata. Hotel California, l'ultima spiaggia per salvarci dalla crisi, dove Buddy Fox, esperto di borsa e mercati, di Panino e Listino, blog e community che vi consiglio di consultare, spiega la sua teoria dell'Hotel California. E poi molti pezzi, tra cui uno molto bello del professor Gualtieri, che abbiamo ripreso, profetico professor Gualtieri, che dice: Christine Lagarde non sarà mai Mario Draghi, lo scrisse nel 2020, vero professore? Mi corregga lei se sbaglio l'anno. Sì, esatto, marzo Marzo 2020. 2020, ora lo accenniamo anche in trasmissione, poi molte notizie di economia reale, tra cui appunto le denunce, le varie denunce del Codacons nella sezione economia reale, e poi nel taglio basso tutto sull'arte, tutto sull'economia e tutto sulla bellezza degli Uffizi che ospitano i Muse, ospitano il rock ed è subito amore con Caravaggio. E ancora l'Enit che parla e dice: malgrado tutto, la nostra economia, il nostro turismo, soprattutto il turismo, tengono botta perché noi siamo il paese più visitato. Una buona notizia. Poi potete rivedere tutte le puntate di Pop Economia Rumore e la nuova rubrica in collaborazione con Libero TV, Arte al Rumore, ve ne parlerò più tardi. E allora veniamo subito al nostro tema. Presidente D'Ascenzo, 104 denunce del Codacons alle procure, perché lo ripeto, non c'è solo l'inflazione, ma ci sono anche le speculazioni. Di cosa si tratta? Sono moltissime 104 denunce. Esatto, perché ricorderanno gli ascoltatori che nel mese di marzo si è parlato tantissimo del prezzo del caro benzina. Ricordiamo tutti quanti che il governo è intervenuto con il taglio delle accise, però a distanza di pochi mesi l'intervento del governo di fatto è stato azzerato.
perché mentre il prezzo del petrolio è calato di circa l'8%, ad oggi vediamo tutti quanti noi che sia la benzina che il gasolio hanno superato la soglia dei 2 euro per litro, sia sul self che sul servito. Quindi è evidente che c'è una speculazione in atto. Ricordiamo tutti quanti che questa denuncia di speculazione a livello internazionale non l'avevamo fatto solamente noi associazioni dei consumatori, ma era stato anche il ministro. Le procure stanno indagando, però il tema è che se nonostante il calo del petrolio, il costo del petrolio al barile, gli interventi del governo delle accise non sono sufficienti, c'è qualcosa che non va e la speculazione sembra essere evidente. Poi è chiaro che dobbiamo utilizzare i condizionali, però sappiamo anche che il governo adesso la settimana prossima dovrebbe decidere sulla proposta dell'emendamento sul DL aiuti per cercare di intervenire ulteriormente per prorogare la misura del congelamento della sterilizzazione delle accise, però la situazione è veramente drammatica. Ecco, quante sono le denunce e quante sono le azioni vinte dal Codacons fino a questo punto? Perché voi spesso siete impegnatissimi nel denunciare e nell'agire in questo senso. A noi fa piacere quando, adesso vado a memoria, ad esempio, le denunce fatte nel mese di marzo sono state riprese da circa 7 procure della Repubblica, tra cui Roma, Cagliari, e chiedo scusa se non ricordo tutte quante. Non importa, no? È chiaro che sono ambiti che richiedono molta attenzione, perché l'effetto della speculazione avviene a livello globale, insomma, quindi sappiamo che non è semplice fare indagini di questo tipo, però quando le nostre segnalazioni, le nostre denunce vengono poi riprese anche ad esempio dalle autorità indipendenti, parlando di speculazione penso alla cosiddetta sgrammatura, no? Che è un fenomeno anche questo internazionale, che però vede il consumatore che paga lo stesso prezzo e non si accorge che in realtà sta comprando una minore quantità di prodotto. Insomma, quando questo avviene, chiaramente ci fa piacere, non perché chiaramente siamo costretti a richiedere l'intervento della procura, dell'autorità giudiziaria o delle autorità indipendenti, ma che purtroppo la percezione che ha il consumatore non è una percezione soggettiva, ma purtroppo trova dei riscontri oggettivi sul mercato. Ecco, professor Gualtieri, lo dicevo in apertura, Paolo Savona, la Consob, nell'annuale incontro ai mercati, con i mercati finanziari, uno scudo antinflazione per proteggerci dai risparmi. E poi ieri sulle colonne del Corriere della Sera veniva lanciata questa proposta, cuneo fiscale, ipotesi salari più bassi per 4 mesi per combattere l'inflazione. Quale delle due potrebbe essere papabile? Poi cerchiamo di capire come salvarci da questa inflazione, almeno per il periodo estivo, per la pausa estiva. Prego. Alessandra, un po' difficile dare una risposta univoca alla tua domanda. Per quale motivo? Perché il meccanismo inflazionistico, come abbiamo detto tante volte in questa trasmissione, è un meccanismo che una volta acceso diventa molto difficile da fermare, da raffreddare, da rallentare. E quindi da qualche parte bisogna iniziare, ma l'inizio certamente è molto lontano dai primi risultati concreti. Con questo cosa voglio dire? Voglio dire che certamente non possiamo ripetere l'errore di innescare la spirale prezzi-salari che ha devastato l'economia del paese negli anni 70 e 80, fin quando il famoso referendum sulla scala Mobike bloccò questo meccanismo. Quindi non possiamo certamente replicare questo meccanismo, questa spirale prezzi-salari, cioè aumenta l'inflazione, aumentano gli stipendi, perché è un aumento meramente nominale ma non reale. D'altro canto, se non si adegua in qualche maniera il tenore di vita al cambiato valore della moneta, al diminuito valore della moneta, c'è qualcuno che ne paga le conseguenze in maniera pesante, ovviamente le fasce più povere della popolazione, perché con la stessa quantità di denaro compro meno beni, anche beni essenziali. Quindi è molto molto complesso, un fenomeno nel quale, se si può fare una contestazione alla BCE e alle autorità monetarie, è quella di essere intervenuto un po' in ritardo. In ritardo, l'abbiamo detto anche la volta scorsa. Un po' in ritardo perché era in corso una vigorosa ripresa post-Covid,
la crisi del Covid è stata drammatica da un punto di vista economico, era in corso una ripresa vigorosa e non si voleva gelare questa ripresa. La guerra ha ulteriormente incrementato queste problematiche e soprattutto il gelo sulle aspettative di imprese e consumatori, quindi la situazione al momento è estremamente complessa. Ognuno deve fare la sua parte, le autorità monetarie, i consumatori, i risparmiatori, le autorità indipendenti che dovrebbero vigilare sul corretto funzionamento del mercato. E qui mi ricollego alle parole del presidente Di Ascenzo, perché sicuramente su alcuni beni siamo di fronte ad una manovra che tecnicamente non esito a definire di cartello, e cioè soprattutto per esempio sui beni della benzina. È evidente che poiché il prezzo della benzina è quello, il prezzo del petrolio è quello di qualche anno fa, lasciamo stare, adesso non entriamo nei dettagli, ma sostanzialmente non ha subito incrementi così drastici, ci troviamo davanti a un prezzo della benzina alla pompa mai così alto. Perché? Perché tutte le compagnie petrolifere si sono messe d'accordo nel alzare questo prezzo, perché ovviamente se io da una pompa trovo due, io oggi ho visto a Milano diesel self-service 2,22 euro. È chiaro che se io trovassi una pompa con un diesel self-service a 1,80 andrei subito a quello 1,80, certamente. Però non lo trovo a 1,80, trovo a 1,20, 1,19, 1,15, cioè differenze marginali. Quindi è chiaro che c'è un cartello tra le compagnie petrolifere. Chi deve intervenire sul cartello? Ovviamente le procure, ma con tempi lunghissimi che non hanno impatto sull'economia reale. Sappiamo benissimo i tempi lunghissimi delle procure e della giustizia, l'abbiamo detto tante volte. Dunque, tempi anche giustamente lunghissimi. Allora, a questo punto dovrebbero intervenire invece le autorità di vigilanza sul mercato, quindi specificatamente l'antitrust. L'antitrust. Qual è il problema? Che anche l'antitrust ha delle tempistiche estremamente lunghe, perché ovviamente quando io faccio una contestazione ad un operatore di mercato, questo deve avere la possibilità di difendersi, i tempi si allungano e anche questo per l'economia non va bene. Qual è allora il vulnus? Il vulnus vero è che le nostre autorità, in particolar modo l'antitrust, è un'autorità priva di credibilità, priva di potere dissuasivo. Ricordo qualche anno fa un episodio eclatante che sicuramente il presidente Di Ascenzo ricorda benissimo, quando le compagnie telefoniche si misero tutte d'accordo per stabilire che l'abbonamento mensile non valeva un mese, ma valeva 4 settimane. Sì, sì. È chiaro che se ci fosse stata una compagnia che diceva no, per me rimane un mese, tutti quanti avremmo trasmigrato in un'altra compagnia. Certo. Ma così non è stato. Perché è stato possibile questo? Perché non si aveva timore dell'intervento dell'antitrust. Perché l'antitrust interviene lentamente, non è autorevole. All'antitrust poi c'è il solito ricorso al TAR italiano, poi al Consiglio di Stato, non e succede assolutamente non niente. Non è la via giusta, senz'altro, questa. No, non è la via giusta. Fin quando non avremo un authority in generale, credibili, autorevoli, che impediscono, che ancora prima si pensi, prima di fare, neanche lo penserebbero in America di fare un'operazione di questo simile, perché ricordo che negli anni 70 furono smembrate le compagnie telefoniche e fu aperto il mercato con uno smembramento di autorità delle compagnie telefoniche. Nel 1920 furono smembrate le compagnie petrolifere negli Stati Uniti dall'antitrust. È chiaro che se l'antitrust funziona e si ha timore dell'antitrust, non si prova neanche a fare il cartello sul prezzo della benzina. Allora, ma io, se io so che bene che vada, ne ripareremo tra 6 mesi, un anno, 2 anni, comunque faccio il mio cartello. C'è una telefonata, la prendiamo. Sono stato un po' lungo, ma erano tanti argomenti. Sì, un po' lungo, professore, anche perché ci sono molte domande e poi voglio subito chiedere delle cose al Presidente di Ascenzo. Una telefonata la prendiamo al volo, concisa, sintetica, come sanno fare i nostri ascoltatori. Prego. Buongiorno, sono Sergio da Bolzano. Buongiorno, buongiorno a lei, Sergio. Alessandra. Prego. Sono sintetico veramente. Buongiorno ai professori che intervengono alla trasmissione. Io, guardate, io vi ammiro perché voi fate il possibile per poter portare questo paese sulla via retta, giusta, economica e così via. Ma ho appena girato adesso Rete 3 e ho ascoltato i farisei del nostro Parlamento. Scusatemi, ecco, se devo dire questo, ma ascolto voi perché è impossibile ascoltare Rai 3. Grazie, noi video. Siamo molto contenti che lei ascolti noi, cerchiamo di interagire allora insieme meglio ecco, io, per comprendere.
meno male che voi non ascoltate in questo momento, non vedete Rai 3, perché vedere al Parlamento un Presidente del Consiglio come Mario Draghi e un Ministro degli Esteri Luigi Di Maio, che sono lì, che sono paonazzi, sono veramente paonazzi, non sanno cosa dire e aspettano solo l'applauso della sala parlamentare, è una cosa vergognosa. Ecco, allora, perché veramente... rimanga con noi, ne parleremo tra un pochino con Alessandra Ghisleri del problema dei 5 Stelle, dell'implosione del Movimento e di Luigi Di Maio. Grazie. Grazie. E presidente di Ascenzo, allora, diceva il professor Gualtieri, ognuno deve fare la sua parte, i consumatori anche, ma i poveri consumatori sono vessati e subissati. Lo ripeto, la spesa alimentare quest'anno sarà per le famiglie pari, si stima, all'8,1 miliardi di euro in più, insomma, no? Una stima pesante. Come cambia la spesa degli italiani in tutto questo? E a guidare, leggo qui la classifica dei rincari, sono verdura, seguita dal pane, da pasta e da riso, quindi tutti beni di prima necessità che noi acquistiamo tutti i giorni nei supermercati. Come siamo questi da questo punto di vista? È importante sottolineare che questo aumento non è determinato da un maggiore consumo di prodotto, ma è la conseguenza dell'aumento dei costi in tutta quanta la filiera, dal costo della materia prima, al costo dell'energia, al costo del trasporto dei beni nei centri commerciali, nei negozi di vicinato, per cui l'abbiamo detto in più volte e dobbiamo anche ricordarlo che l'85% della merce in Italia viaggia su gomma e con il costo del carburante ai prezzi che abbiamo detto poco fa è inevitabile che poi dopo questo si ripercuote sul prezzo finale che paga il consumatore e questo fa sì che non abbiamo... Non è l'aumento non è sinonimo di benessere del nostro paese, ma è purtroppo la crisi del grano, la crisi della soia, dei costi dei mangimi, dei costi per riscaldare le serre durante l'inverno e la primavera, del tema grandissimo della siccità, per cui ancora non abbiamo visto gli effetti dell'attuale situazione, però possiamo immaginare che dopo l'estate probabilmente ci troveremo a dover analizzare anche questo. Quindi il consumatore italiano purtroppo, a differenza del consumatore nordamericano, come ricordava il professore, non è consapevole del fatto che noi avremmo in teoria il potere, perché potremmo condizionare con la nostra spesa, con il nostro portafoglio, i consumi e quindi indirizzare poi dopo la produzione e emarginare dal mercato chi opera delle speculazioni. In Italia ancora non abbiamo questa consapevolezza e purtroppo subiamo un po' questi fenomeni. Un tema è per rinforzare le autorità sicuramente quello di aumentare le multe, perché come diceva il professore giustamente, in alcuni casi la complessità del sistema giudiziario, l'attesa della definizione dei giudizi, il ricorso alla Corte di Giustizia Europea allungano la definizione dei tempi e quindi il risultato è che il consumatore si trova a pagare. È nullo, il risultato è nullo. C'è una domanda per lei, presidente di Ascenzo, e dice: quanto dovrebbe costare la benzina per essere un prezzo accettabile per lo Stato, ne abbiamo accennato prima, e per i cittadini e anche per il professor Gualtieri, per questa domanda. Quanto dovrebbe costare? Diamo noi un prezzo ipotetico. Ma innanzitutto, cioè, pensiamo adesso, girano sui social delle immagini di rifornimenti fatti nei paesi vicino, insomma confinanti con il nostro piuttosto che la Spagna, ed il prezzo è notevolmente più basso. Abbiamo visto oggi la speculazione, la ritroviamo, come diceva il professore, sul fatto che il prezzo sicuramente è identico, se non molto simile, in tutti, dalle grandi compagnie petrolifere alle cosiddette pompe bianche, cioè distributori non omologo, per cui l'effetto della sterilizzazione dei 30 centesimi delle accise non l'abbiamo visto, quindi quantomeno dovrebbero essere riportati a ante marzo, insomma, però abbiamo ad oggi questo non è successo. Questo non è successo. E una domanda per il professor Gualtieri: si parla tanto di un cartello degli acquirenti del petrolio, servirebbe a qualcosa? Alla fine chi fissa il prezzo, specie ora che l'economia europea viene strangolata? Scusate, ma le luci non mi fanno leggere correttamente i messaggi. Non so se è chiaro, professore. Sì, è chiaro. Allora, il mercato mondiale del petrolio è un mercato molto concorrenziale.
nel senso che non ci sono posizioni dominanti tra gli acquirenti e, non, e ci sono dei cartelli su, da parte dei produttori. Quindi in realtà la situazione è estremamente complessa sotto questo punto di vista. Il punto fondamentale che bisogna capire è questo. La benzina perché costa tanto in Italia? Ci sono una serie di concause. Ci sono delle concause che vanno ovviamente sul discorso delle accise che non, sui quali non si può assolutamente tacere. E cioè le accise a che cosa servono? Sono forme di tassazione ormai storicizzate nel flusso degli incassi dello Stato italiano, che diventa difficile fare a meno. È chiaro che si dice, ma noi paghiamo le accise per la guerra in Addis Abeba, tutte queste cose così, ma diciamo che questa è l'etichetta. La sostanza è che sono flussi finanziari in entrata dello Stato, con i quali lo Stato fa fronte alle sue uscite, che come sappiamo purtroppo sono di gran lunga superiori alle entrate. Quindi a questo punto andare a incidere in maniera stabile sulle accise diventa estremamente difficile, perché significherebbe tagliare dei servizi da parte dello Stato. Questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto è quello che dicevamo prima, il cartello sulla speculazione, il cartello delle pompe. Quello che io posso dire sinteticamente è che in questo momento mi pare che ci sia più una speculazione a livello dell'industria delle raffinerie e della distribuzione che non a livello del mercato dell'acquisto del petrolio come materia prima grezza, perché il prezzo è abbastanza trasparente, quello del petrolio è assolutamente trasparente, poi dalla raffinazione alla pompa lì si annida invece il meccanismo del cartello e della speculazione ai danni del consumatore. È così. Allora, vediamo un po' cosa mi scrivono qui dalla regia. Dunque, qui benzina 1,29, Roberto delle Canarie. Ecco, lì la benzina è 1,29. Questa è un'informazione che è una spia, no? Quindi si capisce già tutto da questo. Professore, che cosa altro? Molto altro. Mi colpiva questa. Janet Yellen, segretaria al Tesoro, fra le sue parole del presidente, fa sue la Ellen, le parole del presidente Biden e nega che la recessione sia inevitabile. Ma noi l'abbiamo detto tante volte, professore, no? La inflazione non è né transitoria, non è né, diciamo, è ufficiale. La inflazione è ufficiale e siamo ad un passo dalla recessione. Questo scoprire ogni tanto dagli Stati Uniti l'acqua calda, che impressione le fa? Beh, non dimentichiamo che non può esserci una dichiarazione diversa da parte della Yellen, che è il ministro del Tesoro, però non potrebbe ovviamente dare nessuna diversa spiegazione. Tenga però presente che c'è una grande differenza tra l'inflazione registrata negli Stati Uniti e quella registrata in Italia. L'inflazione degli Stati Uniti non è legata al prezzo delle materie prime energetiche, per le quali gli Stati Uniti sono autosufficienti, anzi esportano sia gas sia petrolio. È legata a una domanda estremamente vigorose e delle strozzature nei canali di approvvigionamento. L'inflazione in Europa è diversa, è un'inflazione che viene incorporata dall'aumento delle materie prime. Allora, le materie prime energetiche, al netto del costo delle materie prime energetiche, quindi gas soprattutto e petrolio, l'inflazione in Italia misurato l'Istat è circa il 3%. Quindi molto vicino a quel 2, superiore, ma molto vicino a quel 2 che sarebbe l'evento ottimale. È chiaro che invece noi, questo è un conto che però non dice niente, perché noi abbiamo comunque prof, necessità. C'è una telefonata per lei, Enrico, lo sentiamo subito, velocissimo. Signor Enrico, buonasera. Buonasera, grazie. Allora, buonasera. Professor Gualtieri, una domanda: se l'extra guadagno dei fornitori di energia, invece di proporlo di tassarlo al 25%, si pensasse di tassarlo al 50%, e il reddito di cittadinanza fosse rimodulato in maniera corretta, quindi chi va a lavorare perde parte del, cioè quando ci sarebbe l'obbligatorietà di andare a lavorare, altrimenti viene tolto il reddito di cittadinanza. Ecco, queste due fonti di liquidità monetaria non aiuterebbero molto il bilancio dello Stato rispetto a una eccessiva imposizione fiscale anche delle accise, che purtroppo avviene come uno status comfort?
Grazie, ottima domanda. Noi del reddito di cittadinanza ne abbiamo parlato molte volte e mi permetto, professore, la sua opinione, poi quella poi di questa trasmissione, che il reddito di cittadinanza è riformabile e va abolito. Questo lei lo ha spiegato molte volte. Sì. Sinteticamente, beh, cosa risponde? Sinteticamente, sulla tassazione degli extra profitti legati alle compagnie energetiche, sono sostanzialmente d'accordo. Non si può tirare più di tanto la corda, perché altrimenti vi è un disincentivo alla produzione e alla distribuzione di questa energia, perché ovviamente nessuno lavora se ha una tassazione eccessivamente onerosa, ma tassare l'extra profitto in misura superiore certamente può servire. Non sono grandi cifre, non spostano il bilancio dello Stato, ma certamente possono servire. In sintesi, il punto fondamentale è che bisogna aiutare chi ha bisogno. Non possiamo aiutare tutti, perché non ce lo possiamo permettere. Il supporto alla bolletta deve essere dato a imprese e famiglie in effettivo stato di necessità. Non possiamo tagliare tutti quanti. Ancora. Grazie, prof. Gualtieri. Un'ultima battuta dal presidente Di Ascenzo. Che estate sarà? Proprio frammento, caro estate, sotto l'ombrellone. Purtroppo stanno aumentando gli aumenti, scusate il gioco di parole, ma noi avevamo fatto delle previsioni a maggio e ad oggi sono molto più elevati. Il trasporto aereo è sceso al 127%, i traghetti il 27%, insomma, quindi purtroppo per gli italiani quest'estate probabilmente converrà rimanere nel nostro paese e cercare anche lì gli spostamenti con il costo del carburante attuale, insomma, non sembrano aiutarci. Insomma, speriamo che qualcosa di positivo avvenga, che il governo, se dovesse approvare questa proroga della sterilizzazione delle accise sui carburanti, possa tenerci in conto. E allora rimaniamo in Italia, nel bel paese, aiutiamoci e aiutiamo la nostra Italia. Grazie presidente Di Ascenzo, grazie professor Gualtieri, e ci vediamo poi a settembre con voi. Grazie. Grazie, saluti a tutti. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. La radio è sempre di più ovunque. Io la radio la ascolto in auto con tutti i nuovi programmi, perché ho la radio DAB. E tu? Io al lavoro ascolto la radio dal mio computer. E tu? Io a casa l'ascolto dalla mia TV. E tu? Io l'ascolto dal mio telefonino, con Radio Player, l'app delle radio italiane. E tu? Io la radio l'ascolto con lo smart speaker. Oggi 35 milioni di italiani ascoltano la radio così. E tu? La radio, ovunque, sempre di più. Anche Radio Libertà è su Radio Player Italia. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Va ora in onda Rumore. Seconda parte della trasmissione Pop Economia con Alessandra Mori. Siamo già collegati con Alessandra Ghisleri, quindi la linea torna a te, Alessandra. Eccoci, Giulio Cesare, grazie. Vedo la dottoressa Ghisleri, Alessandra Ghisleri, direttrice di Euromedia Research, alla quale do il ben trovato, il ben ritrovata qui a Pop Economia Rumore, a Rumore su Radio Libertà. Eccoci, dottoressa Ghisleri. Grazie, buongiorno e grazie dell'invito. Buona grazie a lei. Comunque. E allora, dottoressa Ghisleri, non possiamo che venire al tema con lei subito del momento, allo scontro, all'esplosione, all'implosione, alla scissione del Movimento 5 Stelle, il caso politico che fa rumore e che lei, ieri, in sua intervista sul Fatto Quotidiano, ha definito: i 5 Stelle sono un caso politico di long Covid. E qui la dice tutta. Che cosa sta accadendo, dottoressa Ghisleri? Abbiamo ascoltato poco fa Di Maio, il Senato avrebbe raccolto, secondo agenzie proprio freschissime, 10 firme per fare un nuovo gruppo parlamentare. Ma io quello che voglio anche chiedere, a livello proprio di percezione degli elettori di questo movimento che era arrivato, che era esploso al 33-34%, che cosa succede? Sono disorientati sicuramente, ma cosa succede anche ai cittadini più in generale con tutti questi scossoni di questo movimento, che è un caso sì, ma che è un caso emblematico che poi ci serve per arrivare agli altri casi della politica anche nelle parti opposte? Ma
Quello che succede è che ovviamente agli occhi del pubblico sembra più una battaglia, una, come dire, una contrapposizione di potere, più che una modalità per organizzarsi in un partito molto ampio, ritrovare quelli che erano i fondamenti e i fondamentali di quel movimento che è riuscito a prendere fino al 34% alle ultime elezioni politiche del 2018. Ci sembra un'era fa, perché nel frattempo abbiamo avuto una pandemia, abbiamo avuto una guerra e siamo tuttora in guerra, con delle risoluzioni molto complicate e diverse. Quindi anche lo stupore che i personaggi all'interno dello stesso gruppo parlamentare, tipo il presidente della Camera che accusa il ministro degli esteri e allo stesso tempo quindi due elementi dello stesso partito, fa pensare che siano più lotte intestine, non ci sia la necessità di creare quello che poi li ha fatti nascere, cioè i comitati nazionali. Loro sono nati attraverso una serie di comitati nazionali che, a seconda di quelle che erano le esigenze, chiedeva risposte e venivano raccolti nel grande bacino del Movimento 5 Stelle. Adesso invece sembrano più organizzarsi in gruppi di resistenza o resilienza, direbbe qualcuno, in una posizione o nell'altra. Questo non solo destabilizza l'elettorato, ma lo rende anche spaventato, e non a caso gli elettori tra gli indecisi che maggiormente si riscontrano sono proprio quelli del Movimento 5 Stelle e quelli della Lega, perché sono i due partiti che in questo momento vivono una nota di difficoltà. Una nota di difficoltà. Lei diceva le risposte, che sono la cosa più importante in politica. Ora, chi darà le risposte? Chi potrebbe darle al Movimento 5 Stelle? Cioè, nel senso, chi è ora l'anima? Perché è rimasto, mi sembra, solo Conte. Cioè, siamo all'uno vale uno. Allora, noi dobbiamo ricordare che il Movimento 5 Stelle è stato eletto attraverso un grande successo di un sistema che è stato creato da Gianroberto Casaleggio e da Beppe Grillo. Quindi, quello di fronte al quale noi ci troviamo sono molte teste con però pochi voti, pochi consensi, nel senso che il brand del Movimento 5 Stelle è il valore e il significato di tutto quello che è stato il percorso, che li ha portati anche ad arrivare al governo in tre governi successivi dal 2018 ad oggi. Quindi ci sono dei passaggi fondamentali che a volte sembrano essere dimenticati da chi è protagonista in questo momento della politica, ma la gente non li dimentica, perché poi è il brand che votano, è il punto di riferimento e poi il personaggio unito al brand. C'è un errore, perché Di Maio dice che tutte le posizioni le vorrebbe tenere proprio per andare incontro, ad esempio, a Mario Draghi. Sicuramente rischia proprio di fare un torto a Mario Draghi, perché se a questo punto può lasciare anche libero Conte di far cadere, insomma, di porre maggiori condizioni, perché al momento sono in 15 le adesioni e loro sono molti di più, quindi insomma c'è anche da tenere in considerazione tutti questi passaggi. Quindi Di Maio rischia di fare un boomerang, mi sta dicendo, perché comunque alla fine rischia di non dare un boomerang. Dovrebbe spiegare quelli che sono i suoi principi e le necessità al suo elettorato, all'elettorato del Movimento 5 Stelle, quali sono le necessità che lo hanno portato al di fuori, e lo dovrebbe spiegare in maniera molto chiara, cioè se è un difetto di comunicazione o è un problema politico oppure è un'antipatia personale. Tranne il caso di un problema politico, gli altri due sono due errori incredibili, perché ovviamente l'elettorato desidera un'unità politica. Noi sappiamo, è pleonastico ripetere, che le divisioni all'interno dei partiti, quando sono tra persone dello stesso partito, senza uno scopo di una corrente o dell'altra, ma semplicemente un'organizzazione in gruppo, diventano poi un problema per il consenso. Ecco, e lei mi dà l'assist perfetto, perché è sempre una questione di feeling, no? Cioè una questione di sentirsi anche con il proprio leader. Vale il brand, ma come diceva lei, vale anche il leader. E quindi mi rifaccio anche a un suo pezzo che ho letto giorni fa sulla Stampa, che mi ha dato anche il titolo un po' per la puntata, cioè gli elettori sono delusi dai partiti. Ecco, oggi quanto valgono partiti e leader? Lei lo ha detto poco fa, nel Movimento 5 Stelle, quanto vale il partito e il leader anche nel campo del centrodestra e anche per esempio nella Lega? Ogni partito ha una sua storia e ha un valore diverso.
Giorgia Meloni è fondamentale per come ha costruito il suo percorso. In questo momento lei gode di una grande fiducia da parte dei suoi elettori, anche da coloro che magari la guardano con attenzione, non solo nell'area di centrodestra, ma anche da aree che sono al di fuori dell'area di centrodestra e ovviamente anche del centrosinistra. Matteo Salvini, ad esempio, per quanto si possa dire che è in difficoltà, è un leader che ha ancora la forza di tenere unito il partito, perché se è vero che l'ha portato al 34% e oggi intorno al 14-17%, più o meno tutti i sondaggi lo danno in quel range, è anche vero che senza di lui non è che c'è un capopopolo così forte, in grado adesso nella Lega di poter modificare. Silvio Berlusconi rimane il leader di un partito molto legato proprio al suo nome, quindi si vede proprio la sua mancanza nelle campagne elettorali quando non si presenta o quando magari è assente in determinati passaggi. Il Partito Democratico ha subito diversi cambiamenti, ma in questo ha un valore che è legato al suo simbolo, che è legato alla sua storia, alla sua tradizione, per cui è una somma tra i suoi segretari, che sono molti e si sono succeduti, e attualmente con Letta, con Enrico Letta, e il valore del brand, perché alla fine poi, quando l'elettore del PD si trova davanti alla scheda, anche se magari non condivide appieno, eccetera, cerca di turarsi il naso e cerca di fare una scelta intelligente, cioè rispetto a quello che lui crede o ha creduto fino allora. Ecco che i veri competitor di Letta diventano poi tutti quei piccoli partiti che sono delle formazioni entropiche, che sono formate proprio dal PD, da Movimento MDP, Articolo 1, Sinistra Italiana e così via, che evidentemente sono delle spurie, nel senso che guardano con attenzione al PD, ma c'è un'altra chance. E lo stesso Italia Viva di Renzi. Italia Viva di Renzi. Il terzo polo, si favoleggia tanto di questo terzo polo e di questa fantomatica forza dei moderati, cioè chi sostiene che i moderati in Italia non esistano, cioè invece chi sostiene che i moderati possano fare la differenza. Un vecchio dibattito, diciamo, questo della politica e del politichese. Questo terzo polo, Calenda, Renzi, e le chiedo, Di Maio, perché lei le diceva ieri... Di Maio è un po' il più berlusconiano, anzi lo ha definito un berlusconiano perfetto, una battuta, cioè molto più una battuta che però rende perfettamente l'idea, perché Di Maio è sempre stato il più equilibrato, il più equilibrista, e effettivamente anche nelle sue modalità di comunicazione è, insomma, un uomo più di centro, ed ecco qui lo scontro forse, no, che si consuma anche con le estreme, insomma con l'ala estrema. Le chiedo chi è invece a destra l'uomo che può virare più verso il centro nell'ipotesi di questa costituzione del grande centro. Allora, e poi veniamo intanto anche al caso delle amministrative. No, ma intanto abbiamo un tema vero, che è quello che noi ci dobbiamo porre, perché il centro è così ampio perché non ha un perimetro definito, quindi chiunque può rientrare dentro il centro, perché anche Giorgia Meloni, che molti accusano di stare alla destra, si definisce di centrodestra. Gli stessi partiti che sono in coalizione con il PD e il centrosinistra nelle varie elezioni si dichiarano di centrosinistra, quindi non avendo un perimetro definito tutti possono andare al centro. Non solo tutti possono avere accesso, ma il tema vero è mettere insieme, come dicevamo prima, le teste coi leader e coi partiti, perché anche Azione, che non l'abbiamo parlato prima, ha un leader, Calenda, che è anche lui molto leader, e sono tutte teste pensanti, da Toti, Sgarbi, Calenda, Librandi, ma lo stesso che ha il brand Rotondi, Mastella, ce ne sono tanti, mette Mastella. Metterli tutti insieme diventerebbe un partito di leader, ma poi, voglio dire, ci vogliono i voti e ci vuole anche qualcuno che faccia anche un pochino di, come dire, di scelta, no? Perché poi al di là delle primarie c'è anche Lupi, insomma ce ne sono tanti. Ce ne sono tanti. E da quello che si sente, anche Calenda nelle sue dichiarazioni non è così open rispetto a questi campi larghi come sono stati definiti per il centrosinistra. Ecco, mi viene in mente, lei parlava di Massale, il caso di Somma Vesuviana e la Margherita 4.0, e poi volevo fare un passaggio sulle amministrative. Anche qui c'è molta divisione sulle amministrative. Vero è che le amministrative sono sempre un test a parte, però forse queste amministrative
anche con il referendum che c'è stato, di cui lei parlava l'altro giorno nel suo pezzo, ci indicano, sono un indicatore di qualcosa di più stavolta? Per esempio penso anche al caso di Verona, la divisione che c'è nel centrodestra, non c'è un apparentamento che esista in questo caso. Cosa significa? È la spia di qualcosa di più? No, perché allora, premesso che alla fine della fiera erano chiamati poco più di 8 milioni di elettori, quasi no, insomma, tra gli 8 e 9 milioni di elettori erano chiamati al voto per le amministrative, di queste è votato 1 su 2, quindi siamo intorno ai 4 milioni e mezzo. 4 milioni e mezzo. Quindi vuol dire, noi siamo 50 milioni, vuol dire che siamo veramente, è un esempio plastico di quanto poco è stato. Però hanno dato un messaggio. Ecco, quale? Intanto la situazione di Verona si ripete la situazione identica del Movimento 5 Stelle a livello locale. Sembra più un'antipatia personale che una scelta politica. Allora, di fronte a un'antipatia personale c'è un errore di fondo, perché la gente desidera che poi ci siano delle connessioni. Poi vincerà, perderà, non lo sappiamo ancora, però il tema è la possibilità di dare degli esempi. Perché poi abbiamo visto che Calenda e lo stesso Renzi si sono alleati sia col centrodestra sia col centrosinistra a seconda di quelli che erano i vari comuni, e così anche in altri comuni Fratelli d'Italia andava da solo e la Lega è andata con Forza Italia, oppure Forza Italia, come nel caso, è andata da solo, la Lega è andata con Fratelli, insomma sono situazioni molto più articolate che segnano poi il destino di quello che è la legge elettorale. In questo caso c'è un ballottaggio, se vai insieme stravinci, se ti separi, quindi non trovi la quadra. Politica vuol dire anche dialogo, occuparsi della cosa pubblica dialogando, non solo con le persone ma anche tra chi è classe dirigente. Allora la domanda è, la nostra classe dirigente ha voglia di dialogare, ha il desiderio di dialogare, ma non solo ascoltando e parlando con la gente, non solo per se stessa. Ecco, questo è il tema. E ecco perché lei diceva gli elettori sognano il sindaco d'Italia in questo senso, no? Qualcosa che aggreghi di più, cioè una figura che non divida. Lo dicevo, no, ma più che altro anche per la tipologia di campagna elettorale, perché una campagna elettorale del sindaco presuppone una programmazione di 5 anni, quant'è il durato del mandato, dove il sindaco e la sua giunta, i suoi uomini sul territorio raccontano per filo e per segno quello che è il desiderio di ogni candidato di poter realizzare nella città. Quindi c'è una visione di come si vuole vedere la città. Il tema vero, parlando dalla cultura allo sport, al tema economico, eccetera. Il tema vero è che gli italiani pensano che i nostri politici non hanno più questa voglia di raccontare come vorranno il paese. Stanno raccontando di se stessi, delle loro liti. E il tema è quello che viene da pensare, soprattutto quando noi rileviamo nelle domande aperte, dove la gente può rispondere in maniera libera, se queste liti sono per mantenere il loro posto o per guardare più in là e vedere il futuro del nostro paese. Ed ecco che allora la politica diventa molto più piccola agli occhi dell'elettore, perché magari la politica lavora tantissimo ma non ne dà testimonianza, perché mediaticamente passano solo le grandi liti. Vedo collegata la mia collega di Libero, Nicoletta Orlandi Posti, eccola qui, con la quale parliamo di arte tra un pochino, mandiamo una mostra, la commentiamo con lei, arte e politica, però prima, velocemente, perché il tempo vola, voglio commentare con lei, che ci ha gentilmente concesso qui, delle tabelle, le tabelle, perché è vero che lo scontro è tutto interno e anche molto pretestuoso, però c'è un tema, un problema, cioè gli italiani non sono d'accordo con il tema delle armi, insomma, l'invio delle armi non lo comprendono, lo subiscono. Allora, vediamo un po' queste tabelle, dottoressa Ghisleri. La maggioranza è per il no, giusto? Sì. Loro sono, allora, gli italiani sono in maggioranza negativi da subito, perché vedete subito. Il primo dato è il 22 marzo, dopo quasi un mese di conflitto. Sì. Il tema vero è che non si capisce dove si voglia andare a parare. Qual è il tema? Se si parla di pace, nessuno ha pianificato quali dovrebbero essere le argomentazioni per delineare il confine, il contesto della pace. Se si danno più armi, il tema è che si possano inasprire ulteriormente i contenuti di questo conflitto. E quindi
anche con le sanzioni, la necessità è quella di trovare una quadra, perché poi la lettura che la gente ne fa è che da noi la guerra è vista più come una situazione economica, una difficoltà economica che sta crescendo, sta montando perché gli alimentari sono cresciuti. Le speculazioni, ne parlavamo poco fa. Infatti sentivo la coda delle interviste, esatto. E ho sentito, ed è quello. Cioè il vero tema è che le persone sono spaventate perché ovviamente al di là delle armi pensano che ci sia un collegamento diretto e questo li mette in difficoltà nel poter pensare anche come e quando. E infatti vedono la guerra per il 70% molto lontana. Molto e lontana. La vedono lontana perché non c'è un argomento di pace. Cioè, esatto. O mi date le armi, o mi date le armi, o io non posso cedere a nessun territorio, neppure, ed è un tema anche questo. Perché anche lì non c'è un progetto di pace, non c'è un progetto, non c'è una finalità, la subiscono. Quindi il tema guerra. È che pensano, è ancora più grave, perché gli italiani pensano che ci sia un progetto che sia nascosto. Cioè il famoso complottismo. No, ed infatti, quello, il rischio vero è quello. Ecco, e poi si alimentano molte favole anche su questo. E infatti molto interessante quest'ultima tabella, non so se l'abbiamo già vista, comunque la voglio ridire. Lei ritiene prevalenti le motivazioni russe o quelle ucraine? Questa mi sembra una spia molto importante, sì, no? È ovvio che la maggior parte è quella precedente. Sì, sì, esatto. Il 60% è per l'Ucraina, però vedete che inizia, questo è del 13 giugno, e il dato da vedere è chi non sa non risponde, perché sta di nuovo salendo, cioè un italiano su quattro non sa rispondere. Non sa rispondere. Perché è lì che si legge il dato, perché non sono più né per l'Ucraina né per la Russia, voglio capire che cosa sta succedendo realmente, perché quello che si vede è un massacro di civili, perché anche i militari sono civili, cioè le persone che si sono poste in difesa del territorio o in conquista dalla parte dei russi sono dei ragazzini, e dalla parte degli ucraini troviamo la gente che fino al giorno prima faceva l'informatico, l'avvocato, sì, e aveva un lavoro diverso. Delle professioni normalissime, certo. Certo, cioè potremmo essere noi in questo potremmo senso. Potremmo essere noi, esattamente. Allora, questo abbiamo capito, la confusione in cui versiamo, in cui versano tutti i cittadini. Ora però veniamo, perché abbiamo parlato di crisi dei partiti, crisi della politica, ad una mostra con Nicoletta Orlandi Pozzi, storica dell'arte e giornalista collega di Libero, ad una mostra politica che ha fatto molto rumore. Nicoletta, presentacela tu mentre vediamo le immagini in sonoro di questo tuo bel servizio su Libero TV. Vai! Io sì, buonasera a tutte e a tutti. Sono andata a Venezia per intervistare l'artista britannico Anish Kapoor, che inaugurava la sua meravigliosa retrospettiva in due prestigiose sedi alle Gallerie dell'Accademia a Palazzo Manfin. La mostra comprende 60 opere che hanno un carattere retrospettivo, cioè raccontano la carriera di questo artista che ha sperimentato i limiti e la materialità del mondo visibile attraverso delle opere, le vedete, che trascendono la loro oggettività e sollecitano lo spettatore emotivamente. E quindi questo è un percorso che dura tutta la carriera di Kapoor, ma varcare le soglie dell'Accademia di Venezia con il cuore e gli occhi pieni delle immagini che arrivavano dall'Ucraina ha trasformato radicalmente la visita, e per questo ci ho dedicato questa puntata. Le sue opere non hanno alcun legame ideologico con l'invasione delle truppe russe, non c'entra niente con le vittime della follia della guerra, eppure non si può che non è essere risucchiati dall'orrore che stanno vivendo migliaia di innocenti dall'inizio del conflitto, come dicevate. Ed è per questo che per me questa è arte politica, perché ci spinge a guardare le cose con altri occhi e quindi ha il potere anche di innescare un meccanismo per poterlo cambiare. Ho capito. Dottoressa Ghisari, che ne pensa? Lei la vediamo sempre collegata con queste magnifiche immagini di Ernie Warhol. Le piace sì, l'arte contemporanea, no? Sì, io improbabile in mezzo alla Marilyn, però felice di guardare il colore, felice di avere una riproduzione così bella e così significativa che mi piace molto. Poi il mio ufficio è molto colorato perché nel colore si riesce
almeno io trovo nel mischio del colore, trovo la serenità e trovo la tranquillità. L'arte aiuta a comunicare, comunica tantissimo, è un messaggio fortissimo. Voi pensate che Mao usava i Tazebao, che erano praticamente questi manifesti dipinti con queste icone stupende, magari ovviamente la maggior parte di noi non ne conosce il significato, ma già era un messaggio. E quindi la necessità, se pensiamo alla fotografia di quella ragazza che avrebbe dovuto fare il ballo della scuola, vestita di rosso, in mezzo alle macerie della sua scuola, vengono i brividi a pensare quanto significativa è quella foto, che è stata scattata con un telefonino, ma è arte anche quella, perché ci ha comunicato non solo su... Ricordiamo Marina Abramovic, che ci ha vinto il Leone d'Oro alla carriera, infatti, con una performance proprio dedicata al conflitto di allora. E sono quelli i valori, cioè alla fine tu riesci, oltre a comunicare e a dare un senso di quello che sei e quello che stai provando, e diventi virale, e la viralità aiuta a conoscere, perché noi abbiamo, come dire, è tutto il messaggio è sempre mediato da qualsiasi forma di comunicazione. Un'immagine, un'opera d'arte ha il contatto, ha il significato tra le mani, ed è bellissimo perché ognuno di noi può trovarci quello che crede. Ha il significato nelle mani, ma la domanda finale, perché mi stringono dalla regia, è questa: quanto sono consapevoli i cittadini di tutto questo, dottoressa Ghisari? Perché l'arte, come la cultura, sono sempre relegate in una nicchia, ecco, pure perché noi in trasmissione certo finiamo in questo modo, perché l'arte è anche invece molto legata all'economia. Quanto sono consapevoli i cittadini di tutto questo? Allora, dipende moltissimo dal livello culturale, dallo stato economico e da dove si vive. È capita, ma purtroppo viene vista da molti, forse anche dalla maggior parte, come un compendio. Ed è la cosa più triste, perché ovviamente il confronto è: ah, ma io non ho i soldi, non posso permettermi. Il problema non è quello. Il valore dell'arte è quello di riuscire a far capire come. E noi abbiamo una scuola che spesso si dimentica di segnare bene i percorsi, perché dimentica gli allievi indietro su questi percorsi. E sono dei valori che ci accompagnano per tutta la vita per tanti motivi. In primo, perché rappresentano la nostra storia nella maggior parte del caso. Rappresentano la nostra evoluzione. Se pensiamo ai graffiti rupestri degli uomini primitivi, noi abbiamo delle formule d'arte che ci raccontano come loro vedevano la loro vita. E oggi noi abbiamo la capacità di vedere questi scempi anche attraverso l'arte, e vediamo anche le cose belle attraverso l'arte. Pensiamo ai primi giochi di prospettiva, il Mantegna, ed è bellissimo sapere che comunque è una formula che rimarrà nonostante noi, nonostante la distruggiamo, a volte ne facciamo carne da macello. E allora chiudiamo, perché siamo davvero in ritardissimo. Noi, come dicevo, ci rivediamo a settembre, andiamo un pochino in pausa estiva, ma continuiamo. Potrete seguirci, Nicoletta, con una rubrica che andrà il sabato alle 15 su Libero TV, il canale di Libero, di Libero Quotidiano. Che cosa succede? Brevissimamente ci salutiamo. Ci sarà Arte e Rumore e tutto quanto c'è intorno al mondo dell'arte e della cultura, con l'intervento di personaggi, artisti, direttori di musei, opinionisti. Anzi, la invitiamo, dottoressa Ghisleri, se viene. Con piacere. Non sono così esperta, ma sono molto... No, ma commentiamo attraverso 10 minuti l'attualità. Sull'arte, grazie, che fa rumore insieme all'attualità. Dottoressa Ghisari, la ringrazio davvero. Ringrazio io voi, grazie ancora. Ci vediamo presto, ci risentiamo presto. Nicoletta, grazie, abbraccio tutte le ascoltatrici, gli ascoltatori, ci vediamo a settembre. Arrivederci. Arrivederci. Avete ascoltato Pop Economia.